rialzo tutto. Andiamo di altezze notevoli, eh. Mi do solo un po' di aria al centro. Molto comodo. Ragazzi, voi non avete idea. 3 kg e mezzo circa. Buongiorno a tutti voi, bentornati sul mio canale. Sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Io in questo canale cerco di parlarvi un po' della vita in campagna e negli anni, curando vari alberi, sia da frutto che ulivi che le acace, quelle che ho trapiantato io una decina di anni fa, col tempo ho avuto bisogno, soprattutto per gli ulivi questo ovviamente, di svettatoi alti. Io ho una trentina di ulivi, sono molto alti, molto vecchi e quindi a volte bisogna tagliare alcuni rami. Di svettatori ce ne sono un sacco di modelli, ci sono quelli manuali e ci sono quelli a batteria, eccoli qua. Questo che vi presento oggi è uno svettatoio a batteria dotato di elettrosega. Di utensili come questo ne ho provati tanti sul canale, ma è la prima volta che provo lo svettatoio da abbinare a questa elettrosega. Quindi in questo video vi presento questo articolo della Substable, me l'ha inviato in test, li ringrazio per questo. Ve ne parlo dal punto di vista tecnico, vediamo le caratteristiche principali, vediamo la prima accensione, la preparazione, la prima accensione e poi lo andiamo a provare su qualche albero. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Luigi. Allora, elettrosega a batteria. I primi modelli che ho provato io non avevano il serbatoio dell'olio, quindi periodicamente bisognava lubrificare la catena a mano, proprio con lo spruzzino. Si sono poi evoluti, sono arrivate le prime motoseghe, elettroseghe, con il serbatoio dell'olio. Arriva vuota ovviamente, e in dotazione c'è il contenitore per fare il riempimento. Qui all'interno ci va olio per catene. Non ci vanno altri tipi di oli e l'olio per catene è biodegradabile perché durante il suo funzionamento viene rilasciata una piccola parte di olio che imbratta il ramo che stiamo tagliando e quindi deve essere di origine biodegradabile. Io l'ho già riempito con l'olio apposito, dopo lo riempiamo insieme. In dotazione abbiamo due batterie da 21 volt 4 A. Ogni batteria permette di lavorare, secondo il produttore questo, e dobbiamo ancora provarla, ogni batteria permette di lavorare un 50 minuti circa, si ricarica in 2-3 ore. Qui abbiamo il caricabatterie, le istruzioni, e questo mi ha fatto piacere, sono come prima lingua in italiano. È un piccolo gesto di attenzione, insomma, dai. Una cosa che mi è piaciuta molto è che c'è in dotazione la seconda catena, quindi quando la prima si è rovinata o si acquistano i kit di lime dedicate per affilarla lì dove ci troviamo, sono lime che costano 4-5 euro, o si porta da un professionista, si paga l'affilatura. E nel frattempo si lavora. Allora, piccola premessa, non sono stato pagato per fare questa recensione. Lo dico sempre perché in qualcuno potrebbe magari venire il dubbio che ne parlo perché ho un compenso dietro. Non è così, non ho chiesto soldi, non chiedo soldi. Mi propongono gli oggetti, sono libero di accettare se provarli o meno. Molte volte, il più delle volte, rifiuto quello che mi propongono. Mi propongono cose che voi neanche avete idea. Ogni tanto mi viene da ridere perché mi propongono cose assurde. Va bene, comunque detto questo, una volta che ho accettato mi mandano il sample, io lo provo e ne parlo secondo coscienza, quello che riesco a valutare e ve lo dico. Vi dico i pro e i contro, non vi posso parlare della durata ovviamente perché è un test, quindi da qui a un anno non so come si comporterà l'oggetto, se poi me lo lasciano, se non me lo lasciano, se lo riprendono e siamo amici come prima. Per me è un piacere presentarvi queste cose perché io faccio esperienza, ecco, per me è importante fare esperienza su queste cose qui. Quindi detto questo, io avevo il metro perché ho già misurato l'asta. La cosa bella di questo svettatoio e l'asta telescopica. Qui partiamo da 1,2 m e arriviamo a 2,5 m circa. A questi 2,5 m bisogna poi sommare l'altezza dell'operatore, quindi siamo intorno a altri 2 m perché si lavora con le mani alte. Insomma, arriviamo intorno ai 4,3 m, 4,5 m e comincia a essere un'altezza interessante. Io consiglio sempre l'utilizzo di svettatoi, anche quelli manuali, per il semplice fatto che non bisogna salire sulle scale e arrampicarsi sugli alberi, è molto pericoloso. Quando si cade da lì, da altezze anche notevoli, ci si fa male, quindi è meglio lavorare da terra. Ora, rimanendo in tema di sicurezza, quando parliamo di un oggetto del genere, grazie alla sua semplicità d'uso, viene facile sottovalutare i rischi. Questa è una motosega a tutti gli effetti, quindi quando si manovra e quando si regola e quando si pulisce bisogna togliere la batteria. È una cosa importante perché con questo ci si può far male. Mi metto fronte camera, cominciamo a vedere i vari dettagli. Da qui abbiamo la regolazione della
tensione della catena. È molto semplice, si regola la ghiera e si stringe il bullone centrale a posto, fatta la tensione. Ovviamente se dobbiamo togliere la copertura perché dobbiamo sostituire la catena, si svita. Ecco qui. E qui abbiamo tutto il corpo del motore, il pignone e il sistema di regolazione della catena. Olio catena, qui abbiamo l'indicatore e qui abbiamo la pompetta per la lubrificazione. Ogni tanto bisogna dare una pompata perché non c'è una pompa azionata meccanicamente come nelle motoseghe tradizionali che fa fuoriuscire l'olio e che lubrifica la catena, quindi è una lubrificazione a metà, se vogliamo, nel senso che c'è, però ogni tanto noi dobbiamo dargli una pompata. La pipetta arriva nuova, quindi per il primo utilizzo va tagliata la punta, poi c'è il tappino da mettere. Mi metto fronte a camera, io sto scomodo, ma almeno voi vedete. Una pipetta intera corrisponde a una ricarica completa. Ecco, diciamo che il punto debole di questi utensili qui è il tappo dell'olio. È semplice sfilettarlo. Qualche pompatina. Ecco, vedete, si riempie il primer. A quel punto siamo pronti a lavorare. Inseriamo la batteria. Le batterie, e questo è molto comodo, dispongono di un indicatore di residuo di carica, quindi questa è carica. Per azionare l'elettrosega c'è il pulsante di sicurezza, altrimenti non funziona, non si attiva e questa è a norma di legge. A cosa dovete fare attenzione? Ne ho avute due o tre di queste, quindi ho capito un po' quali sono i loro punti deboli, ve lo dico prima. Questa cerniera qui, questa protezione, è comodissima, però con l'uso intenso tende a rompersi qui il pernetto. Non di questo modello, io parlo in generale, di quelle che ho provato prima. Quindi fate attenzione quando lo utilizzate, utilizzatelo con un po' di cura e ogni tanto date una serrata qui al bullone. Con l'uso intenso, soprattutto all'inizio, tenderà a mollarsi la catena, ad allentarsi, ma questo è semplice, come vi ho fatto vedere, si svita, si regola e si riavvita e abbiamo risolto il problema. Il caricabatterie in dotazione è semplicissimo perché si collega semplicemente alla batteria. Tempi di ricarica parliamo di 2-3 ore, quindi quando si lavora con una si mette l'altra a caricare. Queste sono batterie abbastanza standard, il 21V 4A si trovano anche come ricambi sia su Amazon che su AliExpress. Questo kit qui lo trovate su Amazon, costa circa 139 euro, però vi lascio un codice sconto quassù perché al produttore ho chiesto un codice sconto per voi. Il link è affiliato questa volta. Andiamo avanti adesso con il pezzo forte del kit, che è l'asta e la prolunga. La prolunga è di plastica, parliamo di 139 euro, e abbiamo una cosa buona qui che è la testa che si può girare. Qua sopra noi ci mettiamo l'elettrosega e possiamo girare la testa in base alle nostre esigenze. Vedete come ruota? Ruota di 180 gradi. Ora la proviamo insieme. Ah, volevo solo dirvi che l'impugnatura qui è gommata, quindi è ergonomica e ha una buona presa. Allora adesso il peso ovviamente è spostato sulla parte anteriore, qua abbiamo la testa, dopo ve la peso. Inseriamo la batteria. Allora, guardate un po', c'è un'ulteriore protezione, io spero che si veda in camera. Qui sotto c'è un pulsantino piccolo piccolo, arriva così, è spento, quindi in questo caso non funziona nulla. Bisogna attivarlo, questa è una sicurezza in più, mi piace. E a quel punto abbiamo la stessa sicurezza sul pulsante, sul pollice e sul grilletto. Ora vediamo l'estensione e vediamo il peso della testa dell'elettrosega, dopodiché andiamo a provarla. Vi ricordo sempre di togliere le batterie quando facciamo questi test. Rimetto la sicura, si sgancia da qui. Ecco qua. Allora, peso senza batteria, con olio, circa un chilo. Peso con la batteria. 1,560 kg, peso dell'asta 1,6 kg, quindi abbiamo 1,6 kg,
più. Ecco, in versione definitiva, pronta a lavorare, abbiamo circa 3 kg e 200 grammi. È un peso tutto sommato gestibile alla portata di tutti. L'ultima cosa da mostrarvi prima di andare nel campo è l'asta telescopica. Abbiamo due prolunghe. Con la prima prolunga arriviamo a circa 2,10 m, mentre compreso l'organo di taglio. Con la seconda arriviamo a 2,5 m di asta, quindi in totale, compreso l'organo di taglio, siamo a 2,60 m. Più l'operatore, come dicevo, arriviamo intorno ai 4,40 m. Come utensile è molto interessante. Come dicevo, io fino adesso ho utilizzato lo svettatoio, quello manuale, me lo avevano prestato, soprattutto per gli ulivi, quindi questo è un grande aiuto perché possiamo arrivare in semplicità e lavorare molto di meno. Andiamo a provarlo nel campo, vediamo come si comporta. Il primo test con lo svettatoio lo farò qui, sono vicino a casa, un albero di fico, rami molto piccoli, sono alla massima lunghezza, c'è anche la tracolla che adesso non sto usando per comodità mia. Ecco, vedete la comodità di avere la testa che si può ruotare, ecco qui. Mi dispiace tagliare questo ramo, ma guardate, sta tirando fuori il latte. Ma che bello è vivere in campagna. Ecco qua, eccellente. Ecco qua, anche qui c'è qualche fico che dopo lo raccolgo. Allora, vediamo giusto il diametro di taglio. Questo è, come dicevo, un fico, è molto morbido, Siamo 3,5 cm circa. Ci spostiamo. Allora, sono sotto un altro fico, il più grande che ho. Gli ulivi non li tocco perché sono troppo preziosi, non è questo il momento per toccarli. Questo avrei dovuto potarlo già da anni. La cosa è l'altra. Adesso, se me lo lasciano per un po' questo, tra un po' farò questo lavoro. Qua vedete, sono fin troppo alto. Mi posso abbassare un po'. Come vi dicevo, è la prima volta che ne provo uno. La batteria così, al momento sono molto soddisfatto. Allora, 50 minuti di autonomia in ciclo continuo. Ecco, questo è alto. Adesso guardate, metto un attimo la videocamera. Qui ho tutta la mia lunghezza. Ora cerco di posizionare la videocamera in modo tale che possiate vedere anche me al lavoro. Ecco, non vedrete il taglio ovviamente, vedrete me, però almeno capite come lo uso e che quanto vado su. Sono praticamente al limite. Ecco, ora sono a circa 4,5 m di altezza. Ecco qui. Cercavo un fico, ma qui non ne ha. Ah, eccolo qui. Questo lo porto alla moglie. Io l'ho mangiato prima. Bene, potrei andare avanti all'infinito qui perché il lavoro da fare è veramente tanto. Avete capito un po' come funziona. Adesso lo richiudo. Allora, ti diamo le conclusioni, però prima vi volevo far vedere una cosa molto importante. Me ne sono accorto poco fa. Allora, guardate. Qui c'è una sicurezza ulteriore. Eccola qui. È una farfalla con una piccola ghiera di metallo. Serve per bloccare o sbloccare l'uscita dell'elettrosega. Quindi cosa succede? Noi la infiliamo, tiriamo sulla linguetta, chiudiamo e quindi lei non esce più. Molto comodo questo, perché magari siamo in mezzo ai rami, per sbaglio facciamo pressione sul pulsante, insomma si sgancia, ci rimane appeso su a 5 metri di altezza. Non è proprio il massimo, allora dobbiamo prendere la scala poi per abbiamo risolto niente. Quindi allora facciamo così, dai. Facciamo così, si svita. Questa è stata una bella idea. Una volta che abbiamo finito di tagliare i rami, abbiamo l'esigenza poi di accorciarli questi rami, magari per farci la legna per la cucina economica. Semplicemente, guardate come è ben studiata questa cosa, Si tira fuori la batteria, si posiziona nella sua sede. Guardiamo se abbiamo ancora carica, sì. E a quel punto possiamo cominciare a tagliare la legna.
E andiamo avanti così. Tiriamo le somme. 139 euro spedito a casa. Vi lascio poi il codice sconto, come vi dicevo, da inserire al momento del carrello, quando state per chiudere l'ordine, se vi può interessare una cosa del genere. L'ho trovato molto comodo, è molto leggero, è plastica, quindi non abbiamo nulla di fibra di carbonio, è uno svettatoio per hobbisti, ecco, questo ci tenevo a dirvelo. 139 euro non è che si compra molto oggi, però è un bel oggetto, mi è piaciuto, è ergonomico, è leggero, è versatile, si può utilizzare in due modi diversi, arriviamo fino a 4 metri e mezzo buono di altezza, compreso l'operatore. Dai, sono stato contento di aver accettato questa collaborazione per il semplice fatto che ero curioso di vedere come funzionava, perché non ne ho mai provati. Devo essere sincero, l'ho trovato molto utile, almeno per i miei alberi sono molto vecchi e quindi sono stati potati male in passato e sono molto alti. Ecco, evitare di prendere la scala per me è importantissimo. Detto questo, come vi dico sempre, guardate quando acquistate queste cose che ci sia il marchio CE dietro, altrimenti non lo possono vendere. 2 anni di garanzia, sulla durata non vi posso dire nulla perché mi è appena arrivato e quindi non ho avuto il tempo materiale per provarlo a lungo, a fondo e quant'altro. Però come vi dicevo negli altri video, ora annualmente farò un video riassuntivo sugli oggetti che ho provato per vedere quelli che ancora funzionano e quelli no. Quindi col tempo riusciamo ad avere un po' una panoramica d'insieme su quello che potrebbe andare bene e quello no. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. In descrizione trovate tutti i link utili. Rinnovo i saluti, ci vediamo la settimana prossima.